Signor, buongiorno. Là, ho visto in televisione l'altro giorno. Sì. Antenna 3. Sì. Adesso dove va? Oggi andiamo a Castelfranco Veneto oggi. Però dove andate? Facciamo una strada che abbiamo tracciato il percorso, sono 20 km da qua. Va bene. Gli faccio tanti auguri. Ciao, grazie. Lavora alla Mandolina dell'ospedale. Ah, ok. Abita qua. Benissimo. Buona passeggiata e tanti auguri. Buona giornata. Ecco, buona giornata a lei. Va bene. Grazie. Niente, arrivederci. Auguri. Ciao. Amici, buongiorno. 13ª tappa di questa via postumia. Abbiamo appena lasciato il centro di Baduere, bellissimo, con la sua rotonda, un'altra perla incastonata in questo cammino. E questa mattina, visto che Simone è tornato a casa due giorni fa, è la prima tappa che affronto quasi in completa solitaria, perché comunque c'è sempre al mio fianco Luca che filma, e ci sarà modo di riflettere, ci sarà modo di pensare a quello che il cammino è stato fino ad oggi, dei posti che abbiamo incontrato e anche delle persone che abbiamo conosciuto, l'ultima tra 5 minuti fa, e anche per quello che verrà. Perciò penso che in questa tappa dominerà il silenzio. A dopo. Stanno arrivando dei bellissimi messaggi sui social, perché comunque comunichiamo molto sui social, e la nostra esperienza sta incoraggiando molte persone a uscire dal loro guscio, e dichiarando anche, tra virgolette, apertamente, o perlomeno a una persona sconosciuta, che sono io, le loro difficoltà. E questo mi sta piacendo, perché dà un nuovo volto anche a questo cammino di sostegno alle persone, dimostrando concretamente che si può superare le nostre difficoltà con tanta volontà, impegno, anche attraverso un cammino. La giornata di oggi è particolare, perché mi porterà a far uscire, diciamo, un'altra anima, che così mi è piaciuto definirle, quella del formatore o del motivational speaker. Sarò ospite oggi pomeriggio in una grossa azienda di Padova, dove un gruppo di manager sta affrontando un cambiamento nuovo, un cambiamento che non hanno scelto, ma che devono affrontare personalmente, ognuno di loro, ma anche e soprattutto come squadra. Perciò parleremo dei cambiamenti, parleremo di resilienza, parleremo di come creare una squadra fortissima per centrare poi l'obiettivo. Siamo alle porte di Castelfranco Veneto, appena terminata una bellissima intervista con Sandro Fioravanti su Rai Sport, e è bello poter portare la propria esperienza, il proprio vissuto, insomma, a servizio di quelle persone che magari in questo momento della propria vita hanno qualche difficoltà, superare le proprie difficoltà e dimostrare concretamente che è possibile anche uscirne e vivere una vita piena. È stata una bella opportunità, mi sono divertito.
buongiorno, buongiorno. Allora, beh, la tappa di oggi è 20. La media è 21, ci sono tappe da 16, ma l'altro giorno c'è stata una da 30. Abbiamo visto l'altra sera per televisione che stava parlando che aveva la tappa da Casale a andare a Treviso. Casale a Treviso, è stata una tappa bellissima. Quando lo uccide? Hai detto la tappa di oggi, Castelfranco siamo arrivati. Castelfranco. Almeno mi auguro che sia vicino la no, adesso qua da qua alla piazza sono 300 metri. Ma dai, sì. Scusi se mi sono permesso di fermarmi, però. No, per noi è un piacere, un onore scoppiare, no? E stamattina praticamente abbiamo parlato un po' poco. È stato veramente un piacere, dai, le auguro tante belle cose. Grazie anche a voi. E in bocca al lupo per tutto. Arrivederci, buongiorno. Eccoci arrivati a Castelfranco Veneto al termine di questa 13ª tappa. Oggi c'è stato un bel sole, leggermente più fatica di ieri. È stata una tappa dove è uscito un po' la mia vena agonistica. Sono stato solo per tutto il tragitto, oltre ovviamente la compagnia di Luca che realizza poi tutti questi filmati. E c'è stato modo anche di testare un po' le manopole, le stampelle, la mia condizione fisica e sono contento, sono felice di condividere con tante persone questo cammino. Per sabato ci sarà moltissima gente, non nascondo che ogni tanto mi piace anche stare un po' da solo, rispettare ancora di più i miei tempi, prendermi le mie riflessioni, il mio silenzio. E oggi è una bella giornata, una bella tappa, bella come tutte le altre, e ci stiamo avvicinando pian pianino a Vicenza. Guardando Vicenza, la cartina, insomma, pian pianino vediamo che giorno dopo giorno si sta percorrendo tanti chilometri, tanti metri. Ringrazio tutte le persone che comunque ci fermano, che ci danno coraggio e energia. Un po' di rammarico nel non poter incontrare il primo cittadino, perché mi piace anche ricordare ieri l'Elena, l'assessore allo sport di Badoere, che ci ha raccontato la sua città, il suo paesone, e ci ha fatto conoscere anche una bellissima realtà, ed è quello di cui noi siamo alla ricerca. Sarà per la prossima volta. Ciao!